Ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora, scusate l'assenza, anche se non lunghissima, ma sono stata in vacanza come dicevo nello scorso video. Mi sento un po' tappa oggi. E quindi ovviamente non ho potuto fare video. È stato un miracolo che oggi sono riuscita a accendere questa cavolo di videocamera perché ad Amsterdam aveva deciso. C'ho questa faccetta che mi fa impazzire, sono 2 giorni. Comunque ad Amsterdam aveva deciso di non funzionare. Io di solito quando vado in vacanza mi registro tutto quello che vedo, non faccio foto, preferisco registrare piccoli video e poi unire per avere un ricordo. Questa ha deciso di non funzionare, forse aveva troppo freddo e quindi amen, avrò solo le foto del mio fidanzato come ricordo. Iniziamo questo periodo pre-natalizio con delle recensioni. Ne ho diverse, guardo là perché l'ho appoggiate sul ripiano della finestra, perché di fronte a me è una finestra e c'è un sacco di roba. Immagino che far questo video sarà quello dei prodotti Yves Rocher, e invece nel prossimo, che io registrerò probabilmente subito dopo questo, ci saranno un pochino di prodotti di marche random, che di Yves Rocher ne ho diversi. Quindi dovremmo iniziare. Il primo prodotto che devo recensire ce l'ho in provetta, quindi in sample, è il fondotinta della Yves Rocher, quello in crema per pelli luminose, levigate e uniforme. Io l'avevo nel colore Rose 300 Tint Medium, non so come si pronunci. Allora, questo prodotto l'ho trovato troppo corposo, è un fondotinta che si sente e si vede anche, non ha una buona stendibilità, nel senso che si ha difficoltà ad amalgamarlo con il viso. Veramente ho avuto un po' di difficoltà. La coprenza è molto alta, non mi si vedevano né le occhiaie né eventuali brufoletti. Ha una buona resistenza, più o meno intorno, l'ho provato fino a un massimo di 6 ore e ha retto perfettamente anche senza cipria. Con la cipria immagino che la durata sia un pochino più veloce. Sono riuscita a fare diverse prove perché anche se la confezione è piccolina, ovviamente ce l'ho almeno un paio di volte, no, 3 volte. Sono riuscita a pesare, a usarlo. Comunque è un fondotinta troppo pastoso, non mi è piaciuto e in più il mio fidanzato ha detto che mi invecchia, quindi no, 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 no. Probabilmente in tutto il mio canale delle recensioni è la prima volta che boccio completamente un prodotto. Cerco sempre di trovare qualche lato positivo, ma di questo, meno male che non l'ho acquistato perché no, anche no. Altro prodotto di Yves Rocher, ancora in provetta, questa è la BB Cream Sublimatrice, ce l'avevo nella colorazione medium, sì, BB Cream Sublimatrice, sì, si chiama così. Allora, di queste ne avevo, se non sbaglio, un paio, quindi sono riuscita a fare quasi un mese. Io comunque mi trucco una tanto, una volta a settimana, oppure se sono le occasioni. Quindi con queste sono riuscita a fare 4-5 applicazioni, forse anche di più. Comunque la stendibilità è ottima, si mette ovviamente come una crema normale, molto velocemente i puntini sulla faccia e poi e si sistema. Leggo giù, cioè guardo giù perché ho i miei foglietti con le indicazioni, perché poi rischio di dimenticarmi delle cose e non voglio. Poi coprenza, ovviamente una BB cream, quindi coprenza praticamente pari a zero. Le mie occhiaie la erano e la sono rimaste. Scusate se continuo a toccarmi questa frangetta, ma io non la sopporto. Sono 2 giorni che va bene. E non copre neanche le imperfezioni, a parte le occhiaie. Io mi sento tappa, scusate un attimo. Forse è meglio. Comunque, la resistenza è ottima, mi è durata senza cipria 6 ore, se prima di lucidare, con la cipria tranquillamente, anzi no, 6 ore, no,
No, era con la cipria, se ora perché lascia comunque l'effetto. Ragazzi, l'ho provata quasi un mese fa, quindi un attimo mi ero dimenticata. Comunque, l'ho provata con la cipria perché l'effetto che lascia dopo che la si è applicata è comunque lucidina. Quindi, io comunque sono andata a tamponare con la cipria e mi è durata 6 ore. Questo prodotto l'ho utilizzato anche per il giorno della mia laurea. Però, sotto ovviamente, io ho messo una base levigante. Se non sbaglio, quello della Deborah, quindi una base pre-trucco e ovviamente la durata è diventata un pochettino più elevata, però da sola non è stata malaccio, devo dire. Terzo prodotto della Yves Rocher è il mascara della linea Color Naturelle, mascara extra volume nella colorazione ovviamente nera. Allora, lo scovolino è di quelli sottili. Con si vede, eccoli qua, con dei dentini che non si prolungano fino alla fine dello scovolino, ma più o meno si fermano qua e qua non ci sono. Se riesco a far, non mi devo macchiare, però. Non so se riesco a farveli vedere bene. Allora, i dentini corti sono comodissimi per andare a colorare, pettinare la parte inferiore delle ciglia oppure agli angoli, perché è piccolino come spessore. Quindi si è facilitati in questa operazione. Allora, il mascara Oddio, mescolo le parole. Il mascara dice di essere un volumizzante, quindi io mi immagino un volume estremo che non ho visto. Ho visto sì un bel colore nero sulle mie ciglia, anche una ciglia più corposa, anche ben strutturata, visibilmente ben strutturata, però io questo super volume non l'ho visto. Una cosa che mi ha un attimo innervosito che si asciuga troppo rapidamente, quindi io non riesco a fare, quando voglio avere l'effetto, le mie solite 4, 5, 10.000 passate. Il massimo che riesce a reggere prima di diventare così secco da essere proprio difficile da dare un'altra passata sono due. Cioè, due per me è un mascara da pomeriggio. Cioè, la mattina faccio una sola passata, il pomeriggio io voglio due passate, la sera voglio tre. Posso dire che voglio 10.000, voglio avere un ciglione esagerato. Però essendo che è così corposo e si asciuga rapidamente, pericolo è che vi crolla qua sotto tutti i puntini neri, terrificante. Quindi mi piace come mascara da giorno, ma non mi è piaciuto molto. Me lo aspettavo più volumizzante, me lo aspettavo un pochettino più accomodante sulle mie ciglia, anche se poi il volume ci sta, nel senso che non si vedono, però volevo di più. Questa non è una bocciatura, ma un pochino mi ha deluso. Allora, l'ultimo prodotto per questa recensione è questo kit 7 giorni con della linea Sebo Vegetal. È un programma 7 giorni alla polvere purificante, no, al potere purificante della polvere di Baikal. Che cosa sarebbe? È una polvere che purifica, ha un potere purificante che ridona uniformità e un perfetto effetto matte sulla pelle. Per pelli da miste a grasse, libera l'eccesso di sebo, la pelle respira di nuovo, purificata a lungo, risulta impeccabile e fresca tutta la giornata. All'interno del set c'era un'acqua micellare, eccolo qua. C'era un'acqua micellare 2 in 1. Che cosa faceva quest'acqua micellare? Perfetto. Allora, che facevi? Cuccioli. Azione struccante e tonificante, invece poi c'era un siero restringipori,
da applicare su tutto il viso oppure in specifiche zone. E l'ultima è una crema zero difetti, questa qua, una crema zero difetti, vabbè, una pelle idratata, per una crema idratante 24 ore. Allora, l'acqua micellare come struccante occhi non, diciamo che non mi è piaciuta, mi lasciava comunque residui di mascara sulle ciglia e quindi questa cosa non mi è piaciuta. Come effetto tonificante la usavo la mattina e l'effetto non era male, si poteva usare. L'ho usata anche come detergente così veloce la mattina. L'effetto è carino, non appesantisce, è comunque un'acqua, ma come effetto struccante non la consiglio. Io però questa qua fu la prima acqua micellare che ho provato, ora ne sto usando un'altra che poi dopo nel prossimo video recensirò e neanche quella mi è piaciuta. Probabilmente io e le acque micellari non andiamo d'accordo. Il secondo, come ho detto, era un siero restringipori. Io l'ho utilizzato nella zona del naso e su questa zona qua che ho dei pori un pochettino più evidenti e un pochino sul mento. Questa azione di restringere i pori no, non l'ho notata, non è così evidente, specialmente qua che sono leggermente più grandi rispetto a quelli del naso e rispetto a quelli del mento. Io li vedevo, cioè questo effetto di, non so come si possa indicare, di pelle più liscia, che non si sentono sotto le dita i pori, non l'ho sentita. L'ultima è la crema idratante, zero difetti, è una buonissima crema idratante, lascia la pelle, ha un profumo, tutte e tre i prodotti hanno un profumo erbaceo molto gradevole, comunque la pelle non risulta, essendo progettata per pelli grasse e miste, quando la si va a applicare non lascia quell'effetto pesante, è un effetto gradevole, è un gel, quindi si assorbe rapidamente, però vi idrata tutta la giornata senza rischiare di avere zone dove la vostra pelle è un pochino più secca e ha bisogno di più idratazione. Idrata bene. Scusate, ma... Brrr, questi capelli. Allora, in sé il set non mi è dispiaciuto, l'ho provato a più di 10 giorni, alla fine sono riuscita a provare tutti e tre i prodotti. Se avessi dovuto comprarmi questo set a intero, cioè prodotto a flaccone intero, probabilmente ci sarei rimasta de cacca, scusate l'espressione molto francese. Perché non ho riscontrato ciò che questa scatolina promette, cioè nel senso i prodotti singolarmente hanno pro e contro e ve li ho indicati. Messi tutti insieme, ho questa pelle ultra matte, zero imperfezioni, pori più piccini, io non l'ho vista, quindi delle tre probabilmente salverei la crema giorno perché veramente un buon idratante per pelli miste e grasse. Ultimo prodotto che devo recensire della Rocher è questo, della linea Pure System, è la maschera purificante ultra clean, pelli con imperfezioni, all'aloe, polpa di aloe vera bio più acido salicilico. In italiano, ingredienti di origine vegetale, estratto di polpa, avevo già letto, estratto di scutellaia, che non so cosa sia, estratto di mela, acqua di Amamelis Bio, azione flash per una pelle ultra clean in soli 3 minuti. Attenua le imperfezioni, assorbe il sebo in eccesso, affia la grana della pelle, lenendo i rossori. La pelle appare migliorata, l'incarnato luminoso senza difetti. Utilizzare 1 o 2 volte a settimana su una pelle perfettamente pulita e risciacquare
con acqua. Il risultato provato. Allora, le confezioni della maschera sono due. Io però sono riuscita a fare due applicazioni per ogni porzione, quindi l'ho usata per un mese intero perché l'ho usata tutti i fine settimana. La domenica mi spiaccicavo questa cosa bianca in faccia e facevo mette paura per 5 minuti alle persone che stanno a casa mia, cioè ai miei parenti, a mia mamma e mio padre. Allora, è una maschera che si secca rapidamente. Quando dicono 3 minuti, dopo 3 minuti vedevo ancora delle zone dove c'era un poco più di spessore di maschera, quindi la lasciavo un altro pochino perché non era completamente ben secca e aderente alla pelle. La pelle dopo l'applicazione della maschera risulta molto molto pulita, la sensazione sotto le mani è molto pulita. Avevo, se non sbaglio, un brufolino di qua e alla terza applicazione, quindi a metà del secondo pezzetto, me l'ha seccato completamente, non mi ha lasciato neanche la macchia. Cos'altro dirvi più? Non lascia la pelle rossa, è di facile gestione anche per il fatto che in 3 minuti barra 5 avete fatto. Cioè, io mi ricordo le prime maschere che iniziai a provare quando ero ragazzina, 12-13 anni, dovevo tenerla su 15 minuti. Passavo la voglia di farlo, sinceramente. Ok, per questo video abbiamo finito. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!